il polpaccio che è più grosso della coscia. 55 centimetri mi sembra, se non di più, mi giro polpaccio. E mi cresce sempre di più, mi sta crescendo. Abbiamo l'altra faccia della medaglia, rappresentata anche da Simone, comunque, dell'atleta che senza l'appartenenza a un gruppo sportivo militare riesce a cavarsela non bene, alla grandissima, in un contesto nazionale ed oltre. Quindi, Marco, qualche tempo fa è uscito un servizio sulla Rai su come riuscivi ad allenarti da solo in tempi di quarantena. Sì, 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 io continuo come al solito, per me non è cambiato niente. Io da 25 anni che mi alleno così, da solo, nei prati, con la palestra in casa. Diciamo che non posso frequentare gli amici, è cambiato che c'è sto coronavirus, che non pescano, non ci sono le gare. Momentaccio, dai, speriamo che finisce, che iniziano le gare, che sono stufo, voglio di gareggiare. Forse questa è l'occasione per spiegare a chi, ad esempio, io prima di quel servizio non sapevo come ti allenavi, no? Quindi magari ci sono delle persone che non sanno come riesci a cavartela in maniera alternativa. E tra parentesi, tu hai un allenatore oppure ti fai proprio tutto da solo anche i programmi? Ma no, io ho cominciato a 9 anni di età da solo. Facevo i programmi a 9, quando avevo 9 anni, quindi è incredibile. No, sì, ho mia moglie che è la mia allenatrice, che mi aiuta, però diciamo che faccio tutto da solo, sento le sensazioni, cerco di stare dietro al fisico, che è la cosa migliore. Il fisico ti dà dei segnali ben precisi di quanto devi recuperare, quanto puoi tirare, quanto puoi sforzare, insomma. L'esperienza è importante, perché comunque è tutto lì, secondo me. Capire cosa devi fare, ecco, per non farti male, per crescere pian piano di condizione, anche se non è facile, dopo 25 anni ancora non è ben chiaro, però dai, la cavo, ogni tanto qualche metro lo faccio, dai. La pedana sì, me la sono fatta nel campo di mio zio, che mi ha dato da 20 anni, 2 o 3 campi ci avrò, un prato immenso, ho fatto una pedana e lancio lì, a chi va sto però è la pedana, è il campo. Che ha più o meno 15 km da Mazzè. E ho i pesi qui a Mazzè in un porticato di casa mia, al freddo e al caldo, a meno 2 gradi. Che mi taccia, che mi tocca farmi lanciare sto pezzo di ferro. Ravenant 9 ha tirato fuori le tue collaborazioni con la Jalapas. Ti ricordi qualcosa di questa? Io non la sapevo, tra parentesi. Sì, sì, mi chiamavano di tanto, c'era qualche intervento sotto le Olimpiadi di Pechino, così, sì, sì. Poi non mi ha più calcolato nessuno. Me lo dimentica. Comunque sia, da essere atleti ed essere chiamati non è male, diciamo così. Sì, difatti, infatti, hai il tuo momento, poi finisce lì. Qua cita l'episodio delle guide del telefono strappate. Strappavo le guide del telefono, tiravo i pulpi con i denti, ne facevo tutti i colori. Avevo 17-18 anni, mi divertivo. Quindi, ipertrofia o forza massima in palestra? La forza massimale, e poi di conseguenza con il recupero c'ho anche la velocità, che ce l'ho dalla nascita, ce l'ho innata. Poi soprattutto, come ha detto Leonardo a inizio puntata, cioè, bisogna cercare di mangiare di me, di mangiare bene. Io ero diventato un ciccione, ero troppo pesante. Ha avuto qualche esperienza con i parcheggi qualche tempo fa? Sì, c'è un filmato che gira su YouTube, che praticamente ho parcheggiato una macchina con le braccia. Sì, sì. Diciamo che Marco, tu sei il più virale degli atleti che sono presenti qua. Anni fa, sì, sì, anni fa, perché adesso c'è gente che riesce meglio con il web, gente più carina di me e ci sa fare. Io sono brutto, non attiro sponsor, grandi sponsor. Sempre della serie Conosciamo Marco Lingua, io so che tu hai avuto un passato anche da, o forse anche presente, in la pesistica. Sì, sì, beh, la pesistica sì, perché per forza fai i pesi per lanciare lontano il martello, intanto diventi forte e sfrutti la forza di qualche grado. Ho vinto anche dei titoli italiani, ho fatto a Udine, a Cervignano, 291 di slancio, che ho fatto tremare professionisti di sollevamento pesi, mi vedevano tutti male. Madonna mia, poveracci. Ma battevo pure quelli lì. Di che anno stiamo parlando? 2007-2008, quando ho lanciato 80 metri, facevo anche 191 di slancio e 145 di strappo. Sono belle alzate, anche per chi fa sollevamento pesi da professionista. Entra anche nella multidisciplinarietà, cioè nel fatto che non devi necessariamente focalizzarti solo su una disciplina se vuoi andare forte in quella. Fa bene in alcuni casi anche avere qualcos'altro per integrare. Quindi nel tuo caso era la pesistica. La pesistica, meno male,
ormai la fa anche Simone, fa il decathlon, sono esercizi che è il re di tutti gli sport, il sollevamento pesi, è lo sport che prepara tutti gli sport, girata, strappi, squat avanti, squat dietro, quasi tutti riusciamo a fare sollevamento pesi, ecco, poi non tutti riescono a fare grandi alzate, ecco. La Marco Lingua Forever, la famosa società di cui fai parte, com'è nata questa storia? Una grande società e sta vincendo tanto. Anche questa cosa mi ha dato uno stimolo in più per continuare, gareggio per me stesso, comando io, dai. E intanto vado a lavorare, faccio il finanziere ora, faccio i turni e tutto. E come si fa a fondare una società? Cioè, non è che devi essere tanto ricco, ecco, no, non ci vogliono tanti soldi. Ci vuole comunque una serie di personaggi, trovare il dottore, l'allenatore, il tesoriere, il consigliere, ci vuole, sì, creare un gruppo. L'ho trovato io, ecco, la grande, funziona sto gruppo, dai. Io sono il vicepresidente, quindi penso che è un onore che avete il vicepresidente della di Marco Lingua Forever, qua stasera, quindi non è che si scherza. La più alta carica di stasera sicuramente. Non so se sei già qualificato per Tokyo o se ci dovrei provare, ma rispondendo francamente, quali misure pensi di poter fare di qui al 2021? L'altro anno a un certo punto mi sono fatto male, devo cercare di non strafare proprio, perché poi a un certo punto scoppio. Però no, io tranquillamente ho tutti i parametri di quando ero giovane. Tutti, quindi io tranquillamente potrei anche fare un botto il prossimo anno. O faccio il botto io oppure dovrei farlo col martello. Posso tranquillamente fare il minimo per le Olimpiadi, che è 77-50. Se continuo la dieta e non esagero con gli allenamenti, hai birrino. La sera una si può fare. Poi con sta dieta è tutto alla grande. Il mio problema è che ero ingrassato. Se io divento 108 kg e mantengo la forza che ho adesso, posso fare tranquillamente grandi misure ancora. Perché impressionatemi, sono giovane ancora. Anche se il prossimo anno avrò 43 anni, ne sento 23. Ecco. Mamma mia. Nel mamma mia di Fabri c'è il pensare a lui tra 20 anni, cioè ancora 20 anni di carriera, come farò a sopravvivere? Immagino c'era questo. Se non ti fai male vai avanti alla grande, la forza non è che scende subito la velocità, se ti continui ad allenare, io non mi sono mai fermato e quello è importante per mantenerti col tempo, è quello il segreto.